Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo nuovo video voglio portarvi con voi, cioè voglio portare voi nel mio passato. Nel mio passato circa 10 anni fa. Perché in passato, come avete potuto intuire nel titolo, ho sofferto di dipendenza da viaggio, che è un'altra cosa. È un'altra cosa rispetto alla voglia che hai di viaggiare, perché la voglia che hai di viaggiare è molto diversa, cioè tu vai per visitare un nuovo posto. Io andavo, prendevo la cartolina, mi rimettevo in macchina e ripartivo. E non è la stessa cosa, perché alla fine io dei posti che ho visitato non mi ricordo nulla. Giustamente, cosa vuoi ricordarti? Cioè, se vai in un posto, scendi dalla macchina, ti prendi la cartolina del posto, torni a casa, appendi la cartolina alla parete solo per fare numero, cioè alla fine non te lo ricordi, non ti godi niente. E io soffrivo più o meno di questa patologia quando ero più piccola. Praticamente tutto è cominciato dal fatto, perché purtroppo c'è tanta ignoranza in giro, dal fatto che io, avendo sofferto di mutismo selettivo in passato, parecchie persone mi dicevano che una come me non poteva viaggiare. Cioè, come se io avessi dei limiti che gli altri non avevano. Ma era sbagliato perché io in realtà prima di questa cosa già viaggiavo, me ne andavo con i miei nonni di qua e di là, loro mi portavano spesso, però dopo questa uscita da parte di certe persone, che poi la maggior parte erano adulti, mi è venuta in me una certa rabbia, soprattutto perché io a scuola ero già vittima di bullismo. E questa cosa mi ha fatto sì che mi ha fatto, come dire, esplodere. I miei genitori mi dicevano: guarda che tu non devi andare in un posto per dimostrare a loro che puoi viaggiare, perché noi lo sappiamo che puoi viaggiare. E l'importante è quello che senti tu, cioè tu sai che puoi viaggiare. Quindi non devi dimostrare niente a nessuno. Però in realtà io non è che andavo in questi posti per dimostrare alle persone di poter viaggiare, ma io ci andavo per dimostrare a me stessa che potevo farlo, perché io a quei tempi ero molto insicura e quello che mi hanno detto certe persone mi hanno fatto sì che mi fossi chiusa ancora di più. Perché purtroppo io leggo spesso in certe circostanze e ma sa, tipo è successo questo e questo a mio figlio muto selettivo, è successo questo, quest'altro a mia figlia che non parla. Ma perché succede tutto questo? Per l'ignoranza delle persone, perché purtroppo, dico purtroppo, così come ci sono le persone che non riescono a camminare perché hanno qualche problema alle gambe, persone che nascono con qualche altro disturbo, purtroppo il mutismo selettivo, anche se non è un disturbo, ma è una condizione momentanea, ciò significa che si può, tra virgolette, guarire, ma guarire non è il termine esatto. Purtroppo esistono anche muti selettivi. Quindi alla fine, in realtà, uno pensa che quando il loro bambino gli viene diagnosticato il mutismo selettivo, sia la cosa più difficile è proprio quella di affrontare il mutismo selettivo in sé. Sbagliato, sbagliato. Perché la cosa più difficile è affrontare l'ignoranza delle persone. Quella è la cosa più difficile. Perché ci sta sempre l'imbecille di turno che va a dire una frase fuori luogo a un bambino che già ha difficoltà. E questo non va fatto bene, non va fatto bene. E quindi c'è molta ignoranza perché magari la gente non sa come comportarsi, non sa. Comunque io magari su questo argomento farò un video a parte perché io in realtà questo era un video in cui volevo parlarvi della mia dipendenza da viaggio e vi ho spiegato come mi è venuta. Alla fine, viaggiare è una cosa meravigliosa, però farlo
in maniera sbagliata come ho fatto io in passato, può diventare una cosa orribile, soprattutto perché io a casa in realtà non ci stavo mai. Tipo, oggi decidevo, dico, voglio andare a Ravenna. Vabbè, si parte, si va a Ravenna. Domani Rimini, forza, partiamo, andiamo a Rimini. Poi Bologna, vabbè, partiamo, andiamo a Bologna, poi andiamo di là, poi andiamo di qua. Cioè, alla fine questa casa io non me la godevo proprio. Cioè, alla fine a casa non ci stavo mai, perché alla fine è bello viaggiare, è bello vedere posti nuovi, però è anche bello potersi godere un po' casa propria. Alla fine, se tu a casa non ci stai mai, oh, scusate, il cerchio è partito, vabbè. Cioè, alla fine mi sembrano come quelle persone, uomini d'affari, che viaggiano spesso per lavoro, passano anche diversi mesi all'estero per lavoro e poi alla fine tornano, si stanno tipo 2 o 3 giorni e poi devono di nuovo ripartire per lavoro e alla fine a casa non ci stanno mai, non si godono la moglie, non si godono i figli, non si godono la casa, non si godono nulla. Io ero più o meno così. Soltanto che loro almeno hanno il loro guadagno e lo fanno per un fine più, come si dice, migliore, ecco, migliore. Invece io lo facevo proprio con un fine stupido, però è anche vero che l'adolescenza è già di per sé un periodo difficile. Quindi io ho affrontato proprio l'adolescenza con i classici problemi. Magari io avevo altri problemi dell'adolescenza, cioè nel senso che io non ricordo di aver avuto un primo bacio, non ricordo di aver avuto un primo appuntamento. Cose normalissime nell'adolescenza, io però no. No, questo non c'è stato, però c'è stato altro. E alla fine è successo che quando avevo tipo 19 anni, 20 anni, più o meno quell'età lì, è successo che di colpo, dico di colpo, da una che voleva andare sempre in giro, che non si fermava mai, ero diventata una che, guai a parlarle di viaggi, cioè proprio non li poteva più sentire. Questo per dire che in un certo senso anche il gelato è buono, buono il gelato, però se te ne mangi troppo dopo un po' ti scoccia. È quello che è successo a me con i viaggi. E questa cosa mi ha portato, diciamo, me la sono portata dietro per diversi anni. Infatti io per diversi anni non volevo proprio muovere un passo, cioè proprio volevo stacchieti, basta, basta, al diavolo i viaggi, al diavolo tutto, perché ne avevo abbastanza, cioè abbastanza, perché mi volevo godere un po' casa mia e altre cose. Purtroppo per chi non c'è passato, forse non può arrivare a capire fino in fondo, perché magari ci sono dei viaggiatori che mi seguono, che magari per loro dice, vabbè, pure noi siamo dipendenti, perché noi viaggiamo spesso, ho capito. Però un conto è viaggiare perché tu vuoi vedere un posto nuovo. Un altro conto è viaggiare per fare numero, per fare come per dire, ma non mi bastano aver visto 300 posti, ne voglio vedere 301. Poi ho visto 301, ma no, non mi basta, ma che è 301? Io voglio arrivare a 500, 600. Perché l'importante era vedere il numero delle città, cioè non i posti. E questa cosa è una cosa molto sbagliata, però era difficile farlo capire alla me di 10 anni fa. Era difficile farlo capire. Perché a quei tempi proprio non volevo ragionare, perché già l'adolescenza è un periodo molto difficile. È un periodo delicato in cui è facile mandare a quel paese i propri genitori, è facile mandare a quel paese i propri insegnanti, si è scontrosi, le proprie emozioni escono fuori, proprio così. Figuriamoci se poi all'adolescenza ci uniamo il problema del mutismo selettivo, dei sensi di inferiorità, tutto quanto, cioè come potevo sta io. Adesso, dico adesso, sono arrivata a 27 anni che sì, ho ripreso a viaggiare perché ogni tanto vado dal mio fidanzato, poi quando capita vado a Vasto, vado in altri posti comunque.
Però almeno adesso lo faccio per un motivo più serio. Cioè, ad esempio, quando vado nel Molise lo faccio perché ci sta il mio fidanzato. Cioè, alla fine, soltanto che la me del passato non capiva questa cosa. Cioè, nel senso che bisogna anche saper viaggiare. Perché non è che si può viaggiare così, perché un conto, voi non lo sapete, però il mio fidanzato pure un altro che ha viaggiato tantissimo. Però lui almeno viaggiava per un motivo più serio del mio. Viaggiava perché arbitrava. Quindi un po' di posti li ha visti anche lui. Però, dico però, almeno lui aveva un motivo logico. Io infatti gli dico sempre lui per lavoro, perché per me arbitrare sarebbe, lo metto in quella categoria lì, per lavoro. Sempre un lavoro è. Anche se lui dice che è una cosa diversa, però vabbè. Ma io che viaggiavo per fa numero, ma vi rendete conto? Per fortuna che adesso ho smesso e ho ripreso a viaggiare in maniera. In maniera, diciamo, come si dice, in maniera più matura, però giustamente più matura perché nel frattempo sono passati degli anni. Quindi, ragazzi, in questo video vi ho voluto raccontare di una mia esperienza molto personale e privata che ho avuto quando ero più piccolina. Se avete anche voi avuto delle esperienze simili alla mia, o magari qualche esperienza non proprio simile, però un pochettino strana, scrivetemela qui sotto nei commenti e non dimenticate di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto e ci rivediamo prossimamente.